14 giugno è la giornata mondiale del donatore di sangue, istituita a Milano nel maggio del 1927 su iniziativa del medico Vittorio Formentano. Nel 1926, a conclusione di una memorabile giornata di lavoro, nella quale Formentano aveva dovuto rassegnarsi sconfitto di fronte ad una madre spentasi per grave emorragia da parto per la mancanza di sangue da trasfondere, il giovane medico decise di costituire un gruppo di donatori volontari. Lanciò un appello al giornale locale a cui risposero 17 generosi cittadini. Questi si riunirono presso il centro ematologico di Formentano e costituirono l'embrione della futura Associazione Volontari Italiani del Sangue, nota anche con l'acronimo AVIS. Iniziò così la meravigliosa avventura avisina, non screva di ostacoli, di incomprensioni e di difficoltà, che è sfociata nella edificante e operosa realtà associativa di oggi. L'AVIS opera in Italia e in Svizzera. È un'associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico, garantire un'adeguata disponibilità di sangue dei suoi emacomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue d'intesa con le strutture ospedaliere pubbliche. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente, gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi desidera collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione. In questa occasione vi consigliamo la lettura del volume Sangue Caldo Nervi d'Acciaio di Arthur Pasilina. Sangue caldo, nervi d'acciaio è un romanzo alquanto peculiare, laddove l'autore sfrutta la cronostoria di un uomo finlandese con l'intento di esporci una realtà storica nazionale estremamente complessa e significativa. Non manca poi uno sguardo verso la natura, marchio di fabbrica dello scrittore, con un clima locale implacabile ed un mondo animale tanto benevolo quanto minaccioso. Infine emerge altresì uno stile di scrittura smaliziato, arricchito da una ventata di humor. La concorrenza non poteva far altro che prendere atto con invidia che tuo amico Scoccoluoto di Coccola era un uomo per bene, un commerciante onesto e generoso, e che per di più non faceva sfoggio dei tratti più nobili del suo carattere. Era poi importante, quando le circostanze si prestavano, alleviare le sorti di vedove e orfani. Anche in quel caso bisognava preoccuparsi che la carità venisse fatta a persone veramente bisognose, con discrezione e senza ostentazioni, come fosse un gesto spontaneo, naturale, ad esempio avvolgendo i soldi in una sciarpa di lana, sempre comunque assicurandosi che il gesto non passasse inosservato alle comari del villaggio. Anti ascoltava con grande interesse gli insegnamenti del padre, ben deciso ad applicare con gli scaltri principi in età adulta.